Buonasera a tutti e benvenuti alla quarta giornata di campionato di Lega Nazionale Pallacanestro, Girone Est. Quest'oggi sul parquet dell'UBBPA Sports Center si affronteranno i padroni di casa dell'Aurora Baschettiesi e la Bauer Matera, squadre che stanno per entrare in campo. Io saluto il mio consueto compagno di viaggio, Carlo Maria Audino. Buonasera, buonasera a tutti, ciao Eugenio. Quarta giornata con di fronte due squadre dall'obiettivo comune e soprattutto dal percorso comune sinora. Due sconfitte per entrambe le formazioni. Per Iesi la sconfitta nella prima giornata contro Chieti, la sconfitta nella seconda giornata casalinga contro Ravenna. Per Matera invece tutto da copione, probabilmente con la vittoria la prima giornata in casa contro Treviglio e poi le due sconfitte prima a Brescia e poi a Treviso. Conquista la palla 2 Iesi con Paolo Paci, che scende in campo con Josh Green in possesso di palla ora. Lo stesso Paci, Gueye, Hunter e Santiangeli. Invece Matera con Guarino, Okoye, Corral, Hamilton e Cantagalli. Hunter perde subito palla, sbaglia il passaggio verso Paolo Paci, ne approfitta Guarino che spinge il contropiede, serve Hamilton. Hunter, grande aiuto difensivo qui, e ancora contropiede stavolta da parte di Iesi. Subito partita frizzante, Gueye verso canestro, fallo in attacco dice l'arbitro. Guarino a guadagnarsi la penalità del giocatore ex Recanati, primo fallo personale per Gueye, primo fallo di squadra, sfondamento che poteva anche starci. Onestamente non ho visto benissimo la posizione di Guarino. Resta il fatto che il solito leitmotiv delle partite dell'Aurora Baschettiesi, ossia subito un inizio indiavolato, ma d'altronde quest'oggi Iesi ha dall'altra parte una squadra come Matera che con il classico sistema di gioco di Giulio Cadeo, ossia un repentino flex offense molto veloce, molto rapido, non dà punti di riferimento e cerca soluzioni rapide nei primi secondi. Avvio di partita tanto frenetico quanto impreciso da entrambe le parti. Qui buona l'azione di Iesi che triangola bene con Santiangeli e Paci, e l'azione termina al meglio, una buona rete di passaggi si concretizza con la tripla di Usman Gueye, 3-0 per Iesi. Ottimo il triangolo in attacco, altrettanto bravo Paolo Paci a trovare sul lato opposto Usman Gueye, e allora Iesi sblocca il punteggio e ha adesso un'altra occasione in attacco con Josh Green che va a cercare ancora Usman Gueye, si va sotto da Hunter, bello il dentro e fuori, sfortunato Usman Gueye, ma contento anche coach Maurizio Lasi, una buona costruzione di tiro. Matera dall'altra parte con Hamilton che va in palleggio, consegna per Cantagalli, sfrutta il blocco di Corral, Cantagalli si arresta, cerca una linea di passaggio, sono tutte chiuse, arriva Guarino in suo soccorso, si alza da tre punti, è storta e lunga la conclusione di Guarino che si prende il rimbalzo da solo e poi corregge il tiro dalla media. Primi due punti anche per Matera, portati da Francesco Guarino, playmaker ex fiorentino, buon acquisto da parte di Matera in quest'estate per sostituire proprio Josh Green. Sicuramente è un giocatore che oramai ha tanta esperienza da mettere al servizio della squadra e soprattutto sappiamo come sappia unire bene le due fasi in attacco, ossia mettere il ritmo ai compagni e sapersi anche mettere il ritmo. Ricordiamo l'anno scorso qualche partita veramente con delle prestazioni balistiche notevolissime anche dall'arco dei 6,75. Intanto va a conquistarsi un fallo Usman Gueye, fallo sul tiro, e allora il giocatore in maglia numero 88 arancione va a conquistarsi due tiri liberi. Buono il primo di Usman Gueye, 4 punti tutti suoi finora, i punti dell'Aurora Baschettiesi. Altro tentativo dalla linea della carità, assegno anche il secondo. Ottimo inizio per Usman Gueye, quello che ci aspettavamo soprattutto dopo averlo visto un po' fuori dalla partita a Recanati. Un po' sottotono a Recanati, ottimo l'avvio, come hai già detto tu Carlo, di Usman Gueye. Vediamo ora Matera in attacco, sempre con Guarino, pick and roll molto alto con Corral. Gueye su Guarino, buona la palla di Guarino, ottima la palla di Guarino per Diego Corral, che dopo il pick and roll taglia come da copione e va a schiacciare il quarto punto della partita di Matera. Santiangeli in penetrazione, fuori per Gueye, Paci, Hunter, si alza da tre punti in faccia ad Hamilton. Grandissimo canestro di Nico Hunter. Riprende da come aveva finito Recanati, su alla tripla che ha
messo una bella pezza, o meglio, si è, ha ritagliato un grosso pezzo di vittoria domenica scorsa a Recanati. Riprende da lì un Hunter che abbiamo visto a Recanati molto più partecipe sia in attacco che in difesa, come in questo caso con la stoppata su Ashley Hamilton. E ancora Usman Gueye indiavolato, sembra aver messo tutta l'energia a disposizione dopo due partite un pochino in ombra. Sono ben 7 i punti di Usman Gueye in poco meno di 3 minuti e mezzo di gioco. Okoye in post contro Santi Angeli, buona la difesa di Santi Angeli che fa sportellate con l'ex Varese che si lamenta con l'arbitro, fatto sta che sbaglia la conclusione. Hunter da sotto e il canestro del più 8. Aurora partita in terza, grandissimo avvio dell'Aurora Basket, e qui c'è il fallo di Usman Gueye. Attenzione, attenzione, secondo fallo di Usman Gueye. Di sicuro non ci voleva. Secondo fallo di Gueye dopo un inizio veramente pirotecnico. 7 punti in neanche 4 minuti e adesso è costretto a sedersi in panchina. Sappiamo che una delle peculiarità di Usman Gueye è proprio l'aggressività in difesa, aggressività che spesso sfocia in un fallo. Altro fallo intanto fischiato alla difesa jesina, stavolta il fallo è dell'ex di turno Josh Green. Primo fallo, terzo di squadra, 3 falli in neanche 4 minuti, non bisogna esaurire presto il bonus, Eugenio. Sarebbe un po' un problema. Hamilton in punta, scarica in angolo per Okoye, indisturbato da 3 punti, può punire Stanley Okoye. 12-7 favore di Jesi. Ora c'è Matteo Battisti in regia, playmaker fanese classe 93, che sistema i suoi compagni, aspetta Green, lo serve proprio in questo momento. Gioco di blocchi, esce Santi Angeli, pick and roll con Paci, va proprio da Hunter in angolo, ancora da 3 punti e il finale è sempre quello, altro canestro di Nico Hunter. Jesi precisissima in questo avvio di gara. Subito Matera dall'altra parte, Cantagalli spalla canestro contro Josh Green, lo vuole attaccare e invece si guadagna il fallo in attacco Josh Green, bravissimo in questo caso a non cedere, a non difendere in maniera troppo aggressiva. Cantagalli invece aggancia Green e l'arbitro lo vede, fischia il primo fallo personale per Cantagalli. Time out intanto per Matera. Cadeo 15-7, solita partenza lampo dell'Aurora Basket, l'abbiamo già vista in entrambe le ultime due partite, prima con Ravenna, però una partenza a cui non ha avuto seguito una altrettanto buona ripresa, perché quando Jesi sembrava poter chiudere la partita invece ha tenuto a distanza di sicurezza Ravenna, ma dando tuttavia la possibilità di concretizzare la rimonta e di conquistare 2 punti. Intanto azione confusa in attacco per Matera, 2 tiri sbagliati da sotto da Hamilton, dall'altra parte Josh Green non ci pensa neanche un istante, manda a bersaglio la tripla che vale il più 11, primo vantaggio in doppia cifra nel match e notevole il 4 su 5 da 3 punti iniziale per l'Aurora Basket. Gran canestro di Cantagalli che controlla benissimo il perno qui, rischiando leggermente l'infrazione di passi. 18-9 Jesi. Green ha fatto un canestro che il solo tentativo farebbe drizzare i capelli di parecchi allenatori che odiano tiri da 3 in transizione di quel genere. Qui invece perde palla nel tentativo di servire Paci con un passaggio schiacciato un po' troppo pigro. Contropiede velocissimo di Matera, Corral già sotto canestro contro Paci, buono il gancio di Corral. Una battaglia molto fisica quella sotto canestro quest'oggi tra Diego Corral e Paolo Paci. Molto 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 dura sarà la battaglia sotto le plance. Intanto Santi Angeli, ottima iniziativa personale, va a segnare in penetrazione dei primi 2 punti del match. Diego Corral, dovremmo soffermarci un attimo su di lui. Arrivato in A2 dopo tanti anni di gavetta nelle minors, probabilmente visto
quello che ha, quanto di buono ha fatto nelle scorse stagioni, si merita questa occasione e soprattutto è un lungo che si addice veramente veramente tanto al gioco di Giulio Cadeo, squadra lucana che intanto cerca di riaccorciare con Okoye, dall'altra parte Josh Green forza un pochino la penetrazione. Allora Matera adesso ha la possibilità di tornare almeno 5, ma arriva la prima tegola in casa Aurora, perché dopo i due falli di Usman Gueye arrivano anche i due di Josh Green, costretto anche lui a tornare in panchina abbastanza contrariato, lo stranger dell'Aurora Basket Jesi. Fatto sta che Matera ha un altro possesso offensivo con Jesi che ha esaurito il bonus e dunque manderà in lunetta ogni volta gli avversari, proprio come avviene in questo istante con il primo fallo di Nico Hunter che manda in lunetta lo stesso Ashley Hamilton. Buona iniziativa di Hamilton, ex Pesaro e Reggio Calabria, sulla linea di fondo battuto Hunter, che poi nel tentativo di stoppare ha colpito l'avambraccio di Ashley Hamilton che va a realizzare il primo libero. Dalla direzione di gara fino a questo momento possiamo dire che la terna non vorrebbe far nascere una partita troppo fisica, visto i fischi molto generosi in questo avvio di gara. Battisti consegna la palla in mano ad Hamilton che poi la dà a Mastrangelo che va a depositare i primi due punti della sua partita. Meno 3 Matera in un lampo. Dall'altra parte Jesi con Battisti prova a sistemare la squadra, chiama il pick and roll alto di Paci, va da Santiangeli, finta il tiro, coglie su di lui, Santiangeli prova ad attaccare ma interrompe il palleggio troppo presto. Ancora Battisti, 6 secondi al termine dei 24, va da Picarelli, può tentare da 3 punti, è lunghissimo il tiro di Andrea Picarelli, arriva per primo Coglie sul rimbalzo, lo stesso Coglie a spingere la transizione, si trova contro Battisti, mismatch da sfruttare, grandissima rubata di Battisti, intelligentissimo da dietro a portargli via il pallone, poi consegna ad Hunter che subisce il fallo dello stesso Coglie, primo fallo personale per lui, ma vorrei sottolineare quello che ha fatto Matteo Battisti in difesa dopo aver sbagliato in attacco. Ottimo davvero il recupero di palla del playmaker fanese classe 1993 e altrettanto buono il passaggio a Nico Hunter che arrivava a rimorchio, lo stesso Hunter a subire il fallo e a realizzare il primo tiro libero. Miglior realizzatore nel match, Nico Hunter, 9 punti per lui con la possibilità di arrivare in doppia cifra. Jesi che sblocca quota 20, ricordiamo si era 18-7 in uscita dal timeout chiamato da coach Cadeo, qui parziale di 10-4 che ha permesso a Matera di riavvicinarsi. Altro cambio, si affida ancora alla sua panchina coach Cadeo. Entra il numero 35 Zaharie a lasciargli il posto, è il numero 10 Diego Corral. Un quintetto molto 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 basso per Matera con Ashley Hamilton a giocare da numero 5. Intanto Okoye prende una linea di fondo clamorosa ma poi gli rimane il pallone in mano sulla schiacciata, dall'altra parte punisce Marco Santiangeli, prima tripla del match. Jesi continua a martellare dalla lunghissima distanza, con questa realizzazione di Santiangeli siamo a 5-8. Non facilissimo canestro di Santiangeli, diciamolo, perché ha tirato dal palleggio da 7 metri, un tiro completamente senza senso. Va lo stesso Santiangeli a rimbalzo sull'errore di Zaharie, prova a spingere un po', poi si ferma, prova ad attaccare Hamilton, va da Hunter che gli ritorna subito il pallone, lo riattacca, lo batte, finta, grandissima giocata di Santiangeli che poi il canestro gli ributta fuori in una maniera clamorosa. Paci non riesce a correggere, Mastrangelo, bravo Picarelli, anzi no, secondo l'arbitro ha abbassato le braccia nel tentativo di contrastare il tentativo, scusate, di Mastrangelo. Secondo me anche questo fischio poteva risparmiarselo. Picarelli ha leggermente abbassato il braccio e questo forse ha indotto l'arbitro a fischiare. Resta il fatto che, come succede spesso, il fischio arriva in ritardo
e soprattutto arriva non dall'arbitro più vicino all'azione. Se c'è qualcosa da contestare, forse è proprio questo, però Matera non riesce ad approfittarne in pieno perché Mastrangelo fa uno su due e sul tiro libero realizzato Coscadeo comanda subito la difesa a tutto campo. Qualche rischio e qualche pericolo, ma Iesi ne esce benissimo, addirittura dietro la schiena al passaggio di Nico Hunter. Altra azione d'attacco, siamo entrati nell'ultimo minuto. Picarelli torna da Hunter, un po' fermo l'attacco di Iesi. Altro fischio contro il numero 34 iesino, infrazione di passi. Palla persa da Andrea Picarelli, 25-18, 40 secondi circa al termine di questa prima frazione di gioco. Pick and roll laterale tra Guarino e Zaharie, gran bel palleggio a resto e tiro per il playmaker della Bauer. Quarto punto nel match per Guarino, nuovo meno 5. Si schiera a zona Matera, passaggio rischioso di Battisti, gli torna la palla in mano, scarico fuori per Hunter per mandare a segno la terza tripla della partita. Caldissimo Nico Hunter, più 8, 13 punti per il giocatore americano dell'Aurora Basket. Ultima azione nelle mani della Bauer Matera. Hamilton attacca proprio Hunter, bravo Hamilton in penetrazione, due punti che portano Matera sul finale di quarto a meno 6, 28 Iesi, 22 Matera. Hunter letteralmente on fire in questi primi 10 minuti. Tutto pronto per la ripresa di gioco in questo secondo quarto, rimessa affidata a Rugolo per Matera. Rugolo che riceve proprio da Guarino, Santiangeli sporca il pallone, poi va da Zaharie, ancora da Rugolo, si cerca Hamilton sotto canestro, eccolo che riceve, no, Hunter è bravissimo ad anticiparlo e a recuperare il pallone, poi Paci finalizza il recupero, Santiangeli chiama proprio Paci per un pick and roll, rischia di perdere il pallone, poi va da Hunter, una sicurezza in questo avvio, sbaglia la tripla questa volta, rimbalzo di Mastrangelo, stava per strapparlo Battisti, il più piccolo di tutti insieme a Guarino in campo. Matera subito dall'altra parte, Hamilton contro Paci, forse partenza viziata da un'infrazione di passi di Hamilton, da rivedere questa. Matera arriva a meno 4, Iesi va dall'altra parte con Battisti, si prepara Gianelizze sul cubo dei cambi. Hunter, ancora Battisti, si gioca per far ricevere Picarelli, eccolo qui in punta, Santiangeli esce dai blocchi, riceve il 91 da Matera, poi proverà ad attaccare. 5 secondi alla fine dei 24, scarico fuori per Hunter, un secondo, tiro di Santiangeli allo scadere, è realizzato ma l'arbitro dice di no, è una cosa davvero assurda, il tiro era validissimo a mio modo di vedere, il tiro era veramente buono. Cambio in casa Aurora Basket, fuori Paolo Paci, dentro Giga Gianelizze. Ma Iesi che rimane con l'amaro in bocca per questo tiro da tre, Carlo. Anche il pubblico rumoreggia, ma questa volta dobbiamo dirlo, a nostro avviso ha ragione il pubblico, perché Santiangeli è riuscito a scagliare il tiro probabilmente un centesimo, un decimo prima. Fatto sta che il suono della sirena c'è stato quando era già partita la parabola. Non si può però recriminare troppo sugli episodi, perché Matera è ancora in attacco, vuole accorciare ancora le distanze. Altra ingenuità di Ashley Hamilton, o meglio, scusate, seconda ingenuità di Matera, seconda schiacciata sbagliata, prima coglie. Ora Hamilton, sono 4 punti, dall'altra parte Gianelizze prova a girarsi sul perno, ma il tiro non prende nemmeno il ferro. Ritmi altissimi e gioco veramente, potremmo definirlo confusionario in questo frangente. Entrambe le squadre vogliono attaccare subito, ci prova anche Mastrangelo, prova a proteggersi da Gianelizze, ma il tiro si ferma sulla struttura. Dall'altra parte arresto il tiro di Matteo Battisti, non va, lotta Gianelizze, non riesce a controllare il pallone. 3 minuti veramente convulsi, Eugenio.
Là si prova a ributtare nella mischia Usman Gueye, fa sedere Andrea Picarelli che non è apparso molto lucido in questo avvio di partita. Matera va subito ad attaccare con Guarino, scarica fuori per Rugolo, la specialità della casa, il tiro da tre punti, non si muove nemmeno la retina e Matera è lì a meno uno, 28-27. Esultano anche i tre tifosi di Matera arrivati sino a Iesi, veramente coraggiosi. E noi vogliamo salutare anche loro e tutto il pubblico materano che ci sta seguendo. Altra azione per Iesi, altro errore, la lotta a rimbalzo però premia la formazione di Coach Lasi. Doppio cambio, uno per parte. Coach Cadeo richiama in panchina il suo playmaker Francesco Guarino, rimanda sul parquet Gianni Cantagalli. Dall'altra parte invece altro avvicendamento, sempre in cabina di regia, con Josh Green di prendersi il suo posto, a lasciare il campo un comunque positivo Matteo Battisti. 4 secondi, Santiangeli dovrà inventarsi uno dei suoi tiri. Bravissimo Santiangeli, con tanta maestria va a prendersi il secondo fallo personale di Cantagalli, primo di squadra. Santiangeli che salva Iesi in questa situazione, perché il fischio è arrivato a un secondo dallo scadere dei 14 per l'attacco. 14 nuovamente azzerati per l'Aurora Basket. Green va da Gueye, si proverà ad attaccare la zona con tanti passaggi in casa iesina. Santiangeli in angolo, va da Green, da due punti, è dentro il tentativo di Josh Green che arriva a quota 5. Ricordiamo, top scorer della gara Nico Hunter con 13 punti. Cantagalli in attacco, si ferma, va da Hamilton che la strada spianata, poi arriva Hunter da dietro, sbaglia la prima volta Hamilton, non sbaglia la seconda, che corregge al suo stesso errore. Iesi che poteva essere un po' più attento in difesa qui e scalare un po' meglio, Carlo. Mancato il taglia fuori su Hamilton e Hamilton fa vedere tutto il suo atletismo. Dall'altra parte stessa posizione di prima dove ha segnato Josh Green. Stavolta il buco lo trova Usman Gueye e trova un altro canestro pesante. Arriva in doppia cifra anche lui. Torna in vantaggio di due possessi l'Aurora Basket, 33-29, quando ci stiamo per avvicinare agli ultimi 6 minuti prima della pausa lunga. 10 secondi per il tiro per Iesi, pick and roll laterale tra Santiangeli e Anelizze, si va da Green, altro tiro da tre punti, ancora il canestro dell'ex di turno Josh Green. Arriva anche lui a quota 8, nuovo più 7 Iesi in un amen, un parziale di 6-0, 36 Aurora Basket Iesi, 29 Bauer Matera. In attacco con Rugolo, si va da Zari e può colpire dalla lunga, non va il tiro, arriva anche un altro fallo ed è un piccolo campanello d'allarme per Coach Cadeo, perché si tratta del terzo fallo per Cantagalli. Lo stesso Coach Cadeo a effettuare una doppia sostituzione. Escono Mastrangelo ed Hamilton, tornano sul parquet Corral e Stanley Okoye, pericolo numero uno insieme ad Ashley Hamilton per la difesa dell'Aurora Basket. Green ancora ad impostare una nuova azione d'attacco, si aspetta l'uscita di Gueye, riesce a ricevere, buono il blocco sotto canestro per Hunter che non riesce però a controllare il passaggio. Già dall'altra parte Rugolo, stoppatona di Anelizze, però secondo gli arbitri è fallosa. Primo fallo per il numero 14 Giga Anelizze, primo di squadra anche per Iesi. Matera avrà due tiri liberi nelle mani di Giovanni Rugolo. Cadeo che curiosamente ha lasciato in campo Cantagalli gravato di tre falli, mentre nell'azione di prima Hunter ha pensato troppo velocemente, ha lasciato andare la mente troppo veloce rispetto alle mani, aveva già le mani dentro il canestro ed è finito per perderla. Primo dentro per Rugolo, dentro anche il secondo. 36 Iesi, 31 Matera, rimessa affidata a Usman Gueye sul pressing di Matera, che Gueye supera benissimo con un passaggio lungo per Santiangeli che poi si ferma. Green, zona 3-2 per Matera che si trasforma in 2-3. Santiangeli prova ad attaccare l'area, fallo di Cantagalli, attenzione perché è il quarto, e Cadeo qui
forse si morde i gomiti e richiama velocemente Guarino. Quarto fallo di Gianni Cantagalli, costretto a lasciare il campo a 5 minuti dalla fine del secondo quarto. Davvero un problema per Giulio Cadeo. Vedremo come affronterà questo problema Matera. Di sicuro non lo rivedremo presto, Eugenio, perché mancano ancora 25 minuti e il numero 12 di Matera è già alla quarta penalità. Ancora la zona di Matera che viene bucata per la quarta volta dallo stesso angolo, e per la seconda volta è Usman Guey che arriva a quota 13, eguagliando Nico Hunter tra i migliori marcatori. Intanto dall'altra parte trova il canestro Matera, ma Okoye stava per mangiarsi un'altra schiacciata. Non era facile, voleva riprovarci. Stavolta la fortuna lo assiste. Guey ci ha preso gusto oggi, eh? E adesso ritira? No. Fallo in attacco di Nico Hunter, attenzione. È il secondo, Eugenio. Secondo fallo di Nico Hunter. Questa la chiamata dell'arbitro. Secondo fallo anche di squadra per l'Aurora Basket. Sono invece tre quelli della Bauer Matera. Doppio cambio Casellesina. Fa il suo esordio nella partita Gianmarco Leggio. E torna in campo Paolo Paci, che ancora deve trovare la via del canestro. Sono solo quattro infatti i giocatori che hanno segnato in casa Jesina. Sono Gueye con 16, Santiangeli con 5, Hunter con 13 e Green con 8. Scusate, Gueye con 13 come Hunter. Qui si addormenta proprio Gueye, fa segnare Ruvolo con un canestro rovesciato sulla linea di fondo. Meno 4 Matera, è ancora lì che ci crede. Bisogna stare attenti a Giovanni Ruvolo, perché oramai lo conosciamo, l'abbiamo già visto tanti anni in A2 con le maglie di Reggio Calabria e sappiamo benissimo che è un giocatore che può accendersi da un momento all'altro, e se si accende è capace di mettere in campo tutte le sue doti balistiche. 39 Aurora Jesi, 35 Bauer Matera, 4 minuti 5 secondi al termine sul fallo dello stesso Rugolo che manda in bonus la squadra lucana. Visto che Matera è arrivata a meno 4 in un amen, si torna in campo con Josh Green. 10 secondi sul cronometro del tiro. Usman Guey attacca Rugolo, lo attacca molto bene, poi però sbaglia al momento del tiro, è troppo lungo. Rugolo va in contropiede, su di lui c'è Gianmarco Leggio. Si va da Guarino che chiama il blocco di Hamilton, poi sistema i suoi. Rugolo va da Hamilton, mismatch con Josh Green, gira benissimo la palla nella metà campo di Matera. Sbaglia Guarino stranamente, tiro da 3 punti, poi ingenuità nella coppia Guey e Green, e Green stava anche per commettere fallo sul tiro di Diego Corrallo. Fatto sta che Matera è a meno 2. Jesi si è un po' addormentata in questi ultimi minuti del secondo quarto. Paci va da Green contro Stanley Okoye, pick and roll con Leggio, va uno slalom nell'area avversaria, poi si ferma a terra, forse ha subito un colpo alla testa. Matera prosegue a giocare, gli arbitri non fermano il gioco, non so cosa dire, se è giusto o sbagliato, lo fermano ora ma potevano farlo prima. Green è a terra, sembra aver subito un brutto colpo alla nuca, ora i compagni vanno a sincerarsi delle sue condizioni. Gli arbitri qui però, come detto, potevano fermare il gioco già qualche secondo prima. Si riprende Green, si può ricominciare a giocare. Sono 14 secondi sul cronometro dei 24 per Matera. Ci sarà una rimessa dal fondo per gli ospiti, di cui probabilmente se ne occuperà Guarino, che invece no. Se ne va. Ed è Okoye che rimetterà il pallone in gioco. 39-37 per Jesi. Rimessa la palla verso Rugolo. Guarino, pick and roll centrale con Corral. Si alza, gran palla di Guarino per Corral, che è altrettanto bravo a controllare il corpo e a trovare l'equilibrio giusto per concludere a canestro il lob alzato proprio da Guarino. Jesi va in attacco con Josh Green. Paci gliela consegna. Poi si va da Guey in angolo, può provare da 3 punti, ancora una volta Guey, non si ferma più. L'angolo magico, terza bomba di Guey, che adesso arriva a quota 16,
e riporta in vantaggio l'Aurora. Dall'altra parte sportellate, colpi proibiti sotto canestro tra Leggio e Hamilton. Ravvisata l'irregolarità nel contatto per Gianmarco Leggio. Primo fallo per il numero 22 Jesino. Terzo di squadra per l'Aurora Basket. Coach Lasi intanto richiama in panchina Usman Guey e rimanda sul parquet Marco Santiangeli. Lo stesso Santiangeli non si avvede la palla sotto per Rugolo, poi riesce a stopparlo. Gran giocata difensiva in un secondo momento per Marco Santiangeli. E allora altra azione d'attacco per Iesi, che dopo aver subito la parità ora può tornare a incrementare il proprio vantaggio. Leggio consegna la palla nelle mani di Picarelli, deve attaccare Hamilton, pick and roll laterale con Paci, l'arresto tiro a tre, sfortunato Picarelli, tocca per un attimo Paci ma controlla Ashley Hamilton. E Okoye dall'altra parte vuole attaccare Picarelli, si aiuta forse un po' troppo con il braccio, forse, ma trova altri due punti. 9 per Okoye, ne sta viaggiando a 26 di media, speriamo ne faccia qualcuno in meno stasera. Speriamo. Intanto Matera è a meno 1, Green va da Picarelli che deve ancora trovare il primo canestro quest'oggi. Santiangeli riceve, finta il tiro, poi torna sui suoi passi. Scarica nell'altro lato per Green che va in penetrazione. Hamilton con un balzo felino lo stoppa e c'è il fallo tecnico a coach Maurizio Lasi, che probabilmente chiedeva un'interferenza a canestro. Anzi no, dovrebbe essere al direttore sportivo Ligi, il tecnico. Alla panchina. Non si capisce perché non mi è apparso di vedere gesti particolarmente espliciti. E qui c'è bordata di fischi per la terna arbitrale che sta cercando di rovinare una bella partita. Un po' troppo fiscali, anche perché se nel primo quarto hanno cercato di tenere bassi toni e polemiche, in questo secondo quarto si stanno facendo sfuggire qualcosa di troppo. E forse è alquanto generoso nei confronti della Bauer questo fallo tecnico. Non si è capito onestamente quale fosse la ragione, o meglio, il fallo tecnico non è stato fischiato a coach Lasi, perché nel momento in cui è stato fischiato coach Lasi aveva addirittura le braccia conserte, stava guardando tranquillamente la partita. Non abbiamo capito quale componente della panchina arancio-blu, o forse se fosse il direttore sportivo dietro il cubo dei cambi. Fatto sta che ci sarà un tiro libero per la Bauer più il possesso a metà campo con Matera, che potrebbe addirittura trovare il primo vantaggio del match dopo aver inseguito a lungo un po' il solito leitmotiv dell'Aurora Basket, che purtroppo scappa via ma non riesce poi a concretizzare quello che potrebbe essere un vantaggio già importante nell'economia del match. Va a segno Guarino, 42 pari, 1 minuto e 10 secondi al termine. Lo stesso Francesco Guarino a impostare l'azione offensiva di Matera. Corral, troppo spazio per lui, può colpire anche dalla lunga distanza. C'è l'errore e poi un altro fischio in sfavore di Iesi. Ne è fischiato fallo al numero 29 Paolo Paci. Primo fallo personale, quarto di squadra. Si riprenderà con una rimessa laterale per la Bauer Matera. Generosa, generosa veramente anche questa fischiata arbitrale. Ringrazia Matera che ha altri 14 secondi per trovare il primo vantaggio del match. Si va da Okoye, troppo spazio per lui, sbaglia anche Okoye, rimbalzo di Picarelli, c'è forse un fallo, non viene ravvisato. 50 secondi, deve gestire con la testa Iesi questo possesso offensivo e soprattutto restare tranquillo e non cadere nelle provocazioni. Santiangeli contro Mastrangelo, lo attacca, lo batte, va verso il cuore dell'area, alza una lacrima. È un gran canestro di Marco Santiangeli, bisogna solo battere le mani qui.
perché Santiangeli ha davvero fatto un canestro di tecnica. Hamilton, però coglie che stavolta inchioda due mani per essere sicuro. Ancora parità. Iesi qui rischia di perdere il pallone ingenuamente, come già successo in precedenza, ma avrà l'ultimo tiro perché sono 10 secondi sul cronometro. Santiangeli attacca la difesa di Matera, poi va da Picarelli in angolo, può sbloccarsi, da tre punti Picarelli, non va, e finisce qui il primo tempo della partita in perfetta parità, 44 pari tra Aurora Basket Iesi e Bauer Matera, punteggio alto, partita godibile, peccato qualche episodio che con Santiangeli che rimetterà il pallone in campo, Iesi che scende sul rettangolo di gioco con il quintetto base, lo stesso fa Matera. Green va subito da Hunter che attacca Okoye, va sulla linea di fondo, rimette fuori per Santiangeli che gliela ridà, da tre punti Hunter sul primo ferro, la conclusione di Nico Hunter, il rimbalzo di Stanley Okoye, riparte subito Okoye, Hamilton va da Okoye, spalle a canestro contro Santiangeli, bravo Marco Santiangeli a difendere su Okoye che poi la recupera, sbaglia la conclusione, ancora rimbalzo in attacco per Matera, Corral sbaglia di misura e poi è Green che esce col pallone in mano, prova a spingere sull'acceleratore Josh Green, si ferma, cerca una linea di passaggio, va da Guegli in angolo, c'è Paci, spalle a canestro contro Hunter, esce però per giocare un pick and roll proprio con Guegli che attacca il canestro, grandissimo, grandissima penetrazione di Guegli che però sbaglia, c'è Paolo Paci a correggere in maniera molto astuta e a mettere a segno i suoi primi due punti della serata. Hamilton in palleggio, va da Guarino, Green pressa molto bene il playmaker ex Ferentino, attacca dal palleggio Guarino, pick and roll con Conral, da tre punti Guarino, canestro di Guarino e c'è il primo vantaggio, vado a memoria, primo vantaggio della gara per la Bauer Matera con la tripla di Francesco Guarino. Paci cerca Santiangeli, difeso molto bene da Mastrangelo, ricordiamo Cantagalli con 4 falli per Matera, Santiangeli si libera della difesa di Mastrangelo, poi va a perdere palla, recupera Guarino che lancia Mastrangelo in campo aperto, appoggia tranquillamente altri due punti per Matera che va sul più 3. Mi permetto di fare una notazione, gli arbitri hanno segnalato a Mastrangelo di rialzarsi, adesso voglio vedere se come prima sono andati ad ammonire la panchina di Iesi per le proteste. Allora, se non è fallo, vuol dire che deve arrivare un'ammonizione ufficiale per simulazione. Josh Green intanto impatta immediatamente il match, arriva anche lui in doppia cifra a quota 11, 49 pari, partita accesa e partita sul filo dell'equilibrio. Ancora Guarino, gran palla sotto per Diego Corral. Terzo fallo di Green. Piccola tegola, piccolo campanello d'allarme per la squadra di coach Lasi, fischiato il fallo a Green, anche se Green era lontano dal giocatore col pallone in mano. Esatto, mi hai letto nel pensiero Eugenio, fatto sta che non possiamo stare a discutere su tutto, intanto Paolo Paci devia un missile terra-aria di Guarino per Corral, palla in tribuna, che tra l'altro passaggio di Guarino che sarebbe finito fuori. Non lo so, perché le doti di Corrale le abbiamo già viste, altra disattenzione difensiva di Iesi che permette a Docoglie di andare ad appoggiare altri due punti, stavolta non cerca la schiacciata, forse è memore delle due precedenti occasioni. Hunter non finta nemmeno il tiro, Santiangeli va da Guegli, Green cerca Hunter, spalla a canestro, si rinnova il duello con Ashley Hamilton, arresto il tiro, anzi jumper di Hunter che però è storto e subito Matera dall'altra parte, bravo Hunter ad anticipare l'idea di Okoye, apprezza il pubblico iesino. Green è già dall'altra parte, prova ad attaccare, c'è un fallo di Okoye, un ritardo a mio modo di vedere eccessivo nella chiamata degli arbitri, ce ne sono stati almeno 2 o 3 di falli di Okoye, fischiato solo l'ultimo di una lunga serie, fischio arrivato però. Secondo di Okoye, primo di squadra per Matera, 16 secondi per portare a termine l'azione per l'Aurora Basket Iesi, si va in post basso da Nico Hunter che vuole attaccare Ashley Hamilton, stavolta corretta la difesa, ha avuto un po' troppa fretta di attaccare il canestro Hunter, altra palla persa, coach Lasi predica calma,
ci vuole più lucidità in attacco e magari una maggiore esecuzione nelle proprie azioni, senza magari tenere troppo il pallone in mano, come è accaduto in qualche occasione nel primo tempo per la squadra di Iesi. Hamilton intanto commette un pasticciaccio, non fronteggia neanche il canestro e poi passa il pallone direttamente agli assistenti di Coach Lasi. Palla recuperata da Iesi. 51 Matera, 49 Aurora Basket Iesi. Matera che sta rispettando in pieno quanto dichiarato nel prepartita, ossia di volersela giocare fino in fondo, ma dovrà fare i conti anche con Marco Santiangeli, che si sblocca, arriva a quota 9 e può andare in doppia cifra anche lui per il secondo fallo di Hamilton. Tiro libero supplementare per Marco Santiangeli. 51 pari, 6 minuti e mezzo, si sta accendendo anche il pubblico iesino che sente il momento. Torna avanti l'Aurora, fondamentale rimettere la testa avanti anche solo di una sola lunghezza di vantaggio. Guarino, vada con Rall, Mastrangelo, Gueye su di lui, ferma il palleggio, Hamilton va sotto da Corral, Santiangeli gli mette una mano sulla conclusione, poi se ne va proprio lui con il pallone in mano e c'è il fallo di Corral. Bravo Santiangeli ad aspettare e a prendersi il fallo. Santiangeli che nell'azione precedente ha messo gli sci per compiere uno slalom tra la difesa di Matera. Terzo fallo di squadra per la Bauer, primo di Corral. Rimessa affidata ad Usman Gueye dal lato, proprio di fronte alla panchina di Matera. Josh Green, pick and roll con Paci, Okoye forza il blocco, giusta la chiamata e la Bauer Matera esaurisce il bonus dei falli di squadra e per Okoye il terzo fallo personale, occhio anche per Giulio Cadeo. 16 secondi sul cronometro dei 24. Green va da Gueye, su di lui c'è Guarino, chiama il blocco di Paci e c'è l'infrazione di passi, giustissima qui, sì. Fischio giusto, un'incertezza di Usman Gueye sullo show di Diego Corral, show veramente molto ben eseguito. Matera che però potrebbe avere qualche problema di falli, perché ricordiamo Cantagalli è dal quinto minuto del secondo quarto che non rientra perché è gravato di 4 penalità personali, adesso è arrivato a 3 anche Stanley Okoye. Dall'altra parte intanto probabilmente c'era una grossa infrazione di passi di Ashley Hamilton, era stato molto bravo Santiangeli a fargli sentire il contatto e poi a togliergli la sedia, come si dice in gergo. Fatto sta che torna in vantaggio Matera, sbaglia Santiangeli da sotto, altro tiro, altro errore, probabilmente qualche smanacciata subita dal numero 33, già dall'altra parte Guarino, gran palla dietro la schiena. Applausi. Veramente applausi, questa la vogliamo vedere nella top 10 della Serie A2. Gran palla. Nuovo vantaggio di Matera, 55 Bauer, 52 Aurora Basket Iesi. Quando siamo nella seconda metà del terzo quarto, Gueye non ci sta, arriva a quota 18, meno 1 nuovamente. Hamilton vuole attaccare dal palleggio Hunter, gran palla sotto per Corral che stavolta ricade con il pallone in mano commettendo infrazione di passi. Palla recuperata fondamentale per Iesi. Infrazione di passi compiuta grazie all'aiuto fondamentale di Hunter, che è stato bravissimo a dar fastidio a Corral, a metterci una mano, poi Corral non è riuscito a tirare ed è così che Iesi recupera il pallone e può provare a rimettere il muso avanti. Usman Gueye va da Santiangeli, proverà ad attaccare Mastrangelo, chiama Paci per un blocco e c'è un fallo, si è sentito dalla tribuna stampa il rumore della mano di Mastrangelo sull'avambraccio di Santiangeli, non sappiamo più che dire. Fatto sta che poi Santiangeli va a prendersi un altro fallo in penetrazione, ora chiede spiegazioni all'arbitro che era proprio davanti a lui nell'occasione del fallo non ravvisato di Mastrangelo. Si tratta di Alberto Scrima, che va
a consegnargli il pallone dei due tiri liberi del possibile vantaggio per l'Aurora Basket. Va il primo, undicesimo punto della serata per il capitano aurorino Marco Santiangeli. Pareggia Iesi, 55 pari. Va anche il secondo, no! Ferro lo sputa fuori, l'ho detto troppo presto. 55 pari, 4 minuti da giocare, palla Matera. La legge del telecronista, Eugenio, sempre la legge del telecronista purtroppo. Guarino prova a colpire dalla lunghissima, non va il tiro. Può ripartire Josh Green, punteggio immacolato dopo il 44 pari di fine secondo quarto. Ora siamo sul 55 pari. Gran palla di Nico Hunter per Paolo Paci, che va a prendersi il secondo fallo personale di Rugolo. Ci saranno due tiri liberi, molto 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 ben giocato questo pick and roll tra Hunter e Paci. Paci che si è sbloccato qualche minuto fa, non riesce però ad incrementare il proprio bottino personale. Si resta dunque in parità, ma ne ha un'altra a disposizione Paolo Paci. Stavolta va a bersaglio solo Cotone. 5-6 Iesi, 5-5 Matera. E Francesco Guarino sistema i propri compagni per attaccare la zona 2-3 messa in campo da coach Maurizio Lasi. Parte la classica girandola di passaggi, il taglio che non viene seguito, ma Rugolo non controlla il pallone e allora può andare in contropiede Iesi. Hunter per Santiangeli, va a segno il capitano iesino. Tredicesimo punto, più 3 Iesi. L'altra palla persa per Matera, un po' in confusione l'attacco lucano. Coach Cadeo chiede immediatamente time out dall'altra parte, vuole azzannare la partita Hunter, non va al tiro da tre punti. Ultimi tre minuti di questo terzo quarto, che si è fatto veramente veramente acceso in questo istante. Mastrangelo, penetrazione, il tiro di Mancino è corto, svetta Nico Hunter e adesso ci vuole calma e organizzazione. Prova a infondere calma nei suoi compagni Josh Green in palleggio, prende il blocco di Paolo Paci, poi va da Hunter, non ci riprova, si affida a Usman Gueye, 6 secondi per il tiro, lo prende Gueye da 3 e canestro di Usman Gueye. Non sbaglia mai questa sera, sono 21 i punti di Usman Gueye. Time out obbligatorio per Giulio Cadeo, Iesi va a più 5, 61-55. È in una di quelle serate Gueye in cui è capace di segnare di tutto. Più 6, Iesi riesce a ritrovare. Si torna in campo, 2 minuti e 30 al termine del penultimo quarto di gioco. Matera palla in mano, attacca ancora una volta la zona iesina. Zarie va da Rugolo, batte Green, poi va da Hamilton, si gira, commette infrazione di passi, giustissima la chiamata degli arbitri stavolta. Buona la difesa dell'Aurora Basket, anche se Hamilton ha ricevuto un po' troppo indisturbato in mezzo all'area. Cambio in casa Matera, fuori Mastrangelo, dentro Stanley Okoye. 13 punti per l'americano ex Varese. Attacca Iesi con Santiangeli. Paci va da Green, si cerca Gueye che riceve, su di lui c'è Rugolo, prova ad attaccare Gueye, va fino in fondo, poi la ridà fuori a Santiangeli che ci prova da lontanissimo, sbaglia Hamilton e Zari si danno fastidio a vicenda. Fatto sta che la palla torna nelle mani di Iesi. Paci spalla canestro, grande movimento e sbatte Hamilton con un calcio sinistro e si prende una buona dose di applausi del pubblico iesino. Matera subito dall'altra parte, Rugolo, Okoye, Zari in mezzo all'area, in angolo da Guarino, finta il tiro, Gueye ci casca, Zari da tre punti a segno, completamente libero di concludere a canestro dai 6,75, riporta a meno 5 la Bauer Matera, 63-58 quando mancano 1 minuto e 18 secondi. Tanto Gueye si guadagna un altro fallo,
veramente una spina nel fianco della squadra di coach Cadeo, Usman Gueye. Terzo fallo di Rugolo, un po' di riposo per Francesco Guarino, torna a distanza di tanti minuti Gianni Cantagalli. Ricordiamo che è gravato di 4 penalità personali. Gueye, 2 tiri liberi per incrementare il proprio bottino, assegno il primo. 6-4 Iesi, 5-8 Matera, 22 per Usman Gueye. Altro tiro libero a disposizione, ovviamente dopo essermi sbagliato involontariamente. Gueye sbaglia il 23esimo punto, ma questa oramai è un'abitudine. Allora, meno 6 per la Bauer. Hamilton, bella la partenza, altrettanto bella la finta con cui manda al bar Nico Hunter, e ne va a depositare altri 2 a canestro. 12 per Ashley Hamilton, meno 4 Matera, quando siamo entrati nell'ultimo minuto della terza frazione. Santi Angeli esce dai blocchi, il tiro da 3 è storto, non c'è nessun rimbalzo, i giocatori lucani in controllo lasciano che il pallone si spenga fuori dal campo. Cambio per coach Lasi, qualche minuto di riposo considerando anche la pausa per Josh Green. Torna sul parquet Matteo Battisti. Rugolo, scusate, vuole attaccare Paci, poi ci ripensa, si va da Zaharie, palla per Cantagalli che chiama a sé il blocco di Ashley Hamilton. Molto bravo Matteo Battisti a forzarlo sul lato, poi sotto canestro qualche sportellata tra Nico Hunter e Ashley Hamilton. Terzo fallo di Nico Hunter, e allora cambio immediato. Non si può spendere il quarto fallo negli ultimi 31 secondi di questo terzo quarto. Torna sul parquet Giga Janelidze, un po' spinto Hunter in questa ripresa, è fermo ai 13 punti del secondo quarto. Qualche difficoltà nella rimessa e arriva il fischio di 5 secondi, infrazione di tempo per la rimessa per la Bauer. Rugolo non è rimasto con il pallone in mano, non sapendo veramente a chi darla. Ottima la difesa iesina, ma qualche pecca ce l'ha anche l'attacco. E intanto Santi Angeli, semigancio rovesciato, veramente veramente elegantissimo. 15 per Santi Angeli, ultimo tiro del quarto nelle mani di Matera, neanche a dirlo. Si va da Stanley Okoye, vuole attaccare Paci, palla fuori per Rugolo, la tripla di Rugolo, è un cross allo scadere, non c'è il taglia fuori su Stanley Okoye che sancisce il 6-6-6-2 sul quale si va all'ultimo mini riposo. Quasi tutto pronto per la ripresa del gioco, 10 minuti al termine della partita, 6-6 Iesi, 6-2 Matera. C'è Gianni Cantagalli col pallone in mano ad attaccare la difesa iesina. Ricordiamo, Cantagalli gravato di 4 falli personali. Hamilton va proprio fuori da Cantagalli, poi Zaharie, attacca Paci, in angolo per Okoye, Santi Angeli su di lui, arresto e tiro, va fuori la conclusione di Okoye. Gueye protegge benissimo il pallone a rimbalzo, Green spinge sull'acceleratore, poi frena, preferisce ragionarci ed impostare una buona azione d'attacco. Paci va da Gueye, ci prova da 3 punti, ancora una volta Gueye, è corto, poi Hunter si batte a rimbalzo, smanaccia e la palla finisce sul fondo. Palla nuovamente riconquistata dalla Bauer Matera, che andrà in attacco ancora una volta con Cantagalli. Okoye, Hamilton cerca ancora Cantagalli, prova un passaggio verso il taglio di Rugolo, ma gioco interrotto per un fallo di Josh Green. E attenzione, quarto fallo personale per l'ex di turno. Lasi infatti provvede subito a sostituirlo, lo vuole tenere pronto per eventuali minuti decisivi nel finale della gara. Dentro Battisti, quindi Zaharie in angolo contro Paci, Hamilton, Okoye, 10 secondi per tirare,
Ancora Cantagalli contro Battisti, chiama il blocco alto di Zarie, attacca l'area Cantagalli, Gueye, magistrale la posizione difensiva dell'ex Recanati e Cantagalli esce dalla partita. Quinto fallo, ne aveva commessi già 4 in precedenza. Cantagalli che deve aver anche sentito il colpo, beh, di sicuro non è molto bello finire addosso ad un colosso come Gueye, che per quanto non sia tra i più alti in campo è sicuramente tra i più rocciosi. Palla recuperata da Iesi, 8 minuti e 50 al termine, punteggio cristallizzato sul 66-62 per la formazione di casa. Altra azione d'attacco per la formazione di coach Lasi, si va in post basso da Paolo Paci, vuole giocarsela contro Hamilton, gran bel semigancio, l'errore, forse potremmo permetterci di effettuare una correzione tecnica da quella posizione. Non viene più utilizzato il tabellone, ma si sa che il tabellone è il miglior amico del giocatore di basket. Zarie intanto prova lo step back, per un attimo pensa al tiro, poi torna nelle mani di Guarino, pick and roll, si concretizza il triangolo con Okoye che non si sa come tira una tabellata. Tabella dal centro, a segno da due Okoye, ancora meno due per Matera, 6-4, 6-6. Santiangeli dall'altra parte, va in angolo da Battisti, pesta la riga. Altra palla persa. Ottima comunque la difesa di Matera, che aveva chiuso molto bene la linea di fondo a Santiangeli, proprio la linea di fondo dove Marco Santiangeli aveva fatto tanto male nel terzo quarto con un paio di penetrazioni veramente veramente belle. E allora Guarino si ritrova in mano il pallone del pareggio, addirittura del possibile vantaggio, va a sfruttare il maggior numero di chili contro Battisti, poi butta via il pallone, lancia il contropiede, arriva Zarie da dietro che inchioda letteralmente Santiangeli al tabellone. Siamo veramente rimasti a bocca aperta, complimenti a Gini Zarie per questo stoppone. Di sicuro ne abbiamo viste tante di azioni da highlights. Beh, decisamente, tra il passaggio di Guarino e questa qua. Battisti ci riprova, è corta la conclusione. Oh, bruttissimo il colpo di Guarino su Battisti, e il fallo è di Battisti, che poverino, oltre a essersi magari fatto anche del male, perché il gomito di Guarino forse è anche appuntito, si ritrova anche con un fallo a suo carico. Vabbè, oggi è andata così. Coach Lasi intanto chiama la zona, però dobbiamo far notare come Iesi debba stare attenta contro la zona, perché ha lasciato troppi spazi e ne lascia un altro. Torna in vantaggio Matera con la tripla di Guarino, quarto uomo in doppia cifra per la squadra lucana. 6-6 Iesi, 6-7 Matera. Santiangeli vuole attaccare, scarico fuori per Gueye, che non riesce a controllare il pallone. E allora coach Lasi, sull'ennesima palla persa, è costretto a chiamare minuto di sospensione. Tornano in campo le due formazioni, palla nelle mani della Bauer, che può incrementare ulteriormente il proprio vantaggio. Ricordiamo, anzi, o meglio, se non ricordo male, è già stata sul più 3 o forse anche sul più 4 la formazione di coach Cadeo. Ottima la chiusura di Paci sul pick and roll, palla sotto di Rugolo per Corral, ma viene ravvisata l'infrazione di 3 secondi. Effettivamente ci aveva piantato la tenda oramai Corral. Iesi dunque recupera palla con Matteo Battisti, che va ad impostare una nuova azione offensiva. In panchina ricordiamo Josh Green, gravato di 4 falli. Intanto Santiangeli fa saltare 2 difensori, Eugenio e anche il custode del palazzetto, e poi serve un bellissimo pallone per
Paolo Paci che porta Iesi di nuovo avanti 6-8, 6-7. Dall'altra parte Okoye come un treno si butta dentro e va a prendersi il fallo di Marco Santiangeli, primo personale per il numero 33 iesino, terzo di squadra per Iesi, terzo fallo di squadra quando mancano 6 minuti e 20 secondi al termine. Dall'altra parte Matera ne ha uno solo e ricordiamo che se da una parte ha 4 falli Josh Green, dall'altra Cantagalli è uscito anticipatamente dalla partita, 4 falli spesi nei primi 12 minuti circa di gioco per il numero 12 lucano, alla seconda esperienza con la maglia della futura capitale europea della cultura. Okoye in angolo, si va da Zahari e vorrebbe servire Guarino, ma c'è l'anticipo in difesa di Matteo Battisti. Allora la palla gira per vie perimetrali, si va da Mastrangelo, scivola Gueye con un gran balzo, recupera il pallone e poi sul passaggio, scusate, sul tentativo di attaccare in palleggio, la palla finisce sul piede di Mastrangelo e resta in possesso dell'Aurora Basket. Ultimi 6 minuti di match da vivere a mille. Santiangeli ancora, già settimana scorsa si era caricato insieme a Josh Green la squadra sulle spalle nel vittorioso derby di Sputatore Canati, adesso va a mettere una tripla pesantissima perché riconsegna 2 possessi di vantaggio, sbaglia Guarino, rimbalzo di Hunter, Matteo Battisti vuole mettere un po' di calma, la palla torna nelle sue mani dopo essere passata da quelle di Usman Gueye, pick and roll laterale, non viene sfruttato, la palla finisce nelle mani di Gueye, sfortunato con il pallone che gira sul ferro ed esce, rimbalzo direttamente di Okoye, mentre coach Cadeo richiama sul cubo di cambi anche l'altro USA, Ashley Hamilton. Okoye troppo libero, cioè ci prova ad arrivare Battisti ma Okoye segna incontrastato. 20 punti per il nazionale nigeriano, meno 1 Matera, 71-70, ultimi 5 minuti del match. Fallo di Zahari ai danni di Nico Hunter, è il fallo numero 1 per l'italo-rumeno, sostituzione in casa Bauer e anche in casa Aurora Basket, dentro Ashley Hamilton e fuori Gianni Zahari per Matera e fuori Matteo Battisti accolto da calorosi applausi dell'UBPA Sports Center e torna in campo Josh Green. L'Asi si gioca la carta Green a 5 minuti quasi spaccati dalla fine della gara, ricordiamo Green con 4 falli. Santiangeli finta il tiro, coglie su di lui, 3 secondi alla fine dell'azione, Santiangeli da casa sua, 21 per Santiangeli. Ha tirato dal parcheggio del palazzetto, ma come abbiamo più volte ripetuto non ci stupiamo più perché già l'anno scorso ci aveva fatto vedere tante di queste cose Marco Santiangeli. Dall'altra parte non va il movimento vecchio stile di Corral, Santiangeli già dall'altra parte e ne spara un'altra, incandescente Santiangeli in un amen diventa il miglior marcatore dell'incontro con 24 punti più 7 Aurora Basket Iesi, costretto al time out coach Cadeo. Fermalo un po' te quando fa una roba del genere, fermalo un po' te. Quando, no, vabbè, quando... queste sono le classiche, sarebbero le classiche azioni in cui non puoi permetterti di dirlo, ma bravo lui perché ha tirato la prima da 7,5 metri, la seconda forse anche da 8 metri. Lì o lo marchi faccia a faccia, ma è come se difendessi in 4 poi perché... La difesa è fatta anche di aiuti, rotazioni, tutto quanto. E sai che sul marcatore, se uno marca faccia a faccia, non puoi contare su di lui. E adesso coach Cadeo dovrà combattere anche con questa situazione, perché Santiangeli è in partita forse riduttivo dirlo, vero? L'Asi sarebbe una vittoria importantissima per Iesi.
si ritorna a giocare, 4 minuti e 5 secondi al termine della gara. Guarino palla in mano, Okoye in angolo, cerca una linea di passaggio verso Hamilton, la trova, c'è Santiangeli contro di lui, prova a girarsi Hamilton, è chiuso molto bene e c'è l'infrazione di passi, si era trovata addirittura 3 maglie arancioni addosso in un momento ed è stato costretto a commettere infrazione di passi. Ottimo lavoro difensivo dell'Aurora. Diciamo che non è la prima volta in questa partita che Hamilton commetta un'infrazione di passi di spalle a canestro. Forse dovrebbe stare attento a mettere prima giù il pallone e poi a girarsi. Cattiva notizia per Matera, buon per Iesi. Palla nelle mani di Santiangeli, adesso c'è Okoye, lo raddoppiano quasi. La palla viene raccolta da Gueye, tiro impossibile che trova quasi il fondo della retina. Altro pallone che gira sul ferro ed esce. Già dall'altra parte Ashley Hamilton, fuori per Guarino, ci prova lui da lontanissimo. C'è l'errore, rimbalzo di Nico Hunter. Adesso Iesi può anche rallentare un pelino, ma sappiamo che per Iesi la parola rallentare è pericolosa, perché quando non ha giocato al massimo delle proprie capacità ha sempre concesso il rientro alla squadra lucana. Guarino, la penetrazione, vuole attaccare Josh Green, gravato di 5 falli, l'errore, non va al tapin di Corral. E allora rimbalzo di Usman Gueye, quando siamo entrati negli ultimi 3 minuti di partita all'Ubi BPA Sports Center. Iesi 77, Matera 70, ma Iesi ha il pallone in mano, palla fuori, gran penetrazione, extra pass in angolo per Green, da 2 punti, ma va a bersaglio Josh Green. Più 9 Iesi, 7-9-7-0, arriva a quota 13 anche Josh Green come l'altro USA. Nico Hunter, Okoye dal palleggio, c'è l'errore, rimbalzo catturato in 2 tempi da Paolo Paci, palla ancora nelle mani di Green, da Santiangeli, pensa per un attimo al tiro, poi va da Hunter, la tripla dall'angolo di Nico Hunter. 2 minuti al termine, Iesi è più 12. Siamo zitti, ma cominciamo a sentire un certo sapore. Non lo dire. Dall'altra parte sbaglia Hamilton, ma trova il rimbalzo Corral. 12° punto, altra partita solidissima per Diego Corral. Più 10 Iesi, 1.38 al termine. Ovviamente si cerca di giocare col cronometro. Si va da Paolo Paci, che va a prendersi il secondo fallo dello stesso Corral, terzo di squadra per Matera, rimessa laterale, anzi scusate, da fondo per l'Aurora Basket. Non hai esaurito ancora il bonus Matera, ma prima Coach Cadeo vuole parlarci sopra. Secondi a disposizione dell'Aurora Basket per questa azione rimessa dal fondo affidata a Paolo Paci. Passaggio lungo vicino alla metà campo per Josh Green, pick and roll, è bellissimo la palla di Green per Paci, che però si fa stoppare da Hamilton. Siamo già sotto canestro dall'altra parte, passaggio per Mastrangelo però è troppo lungo, l'ex Trieste non controlla, palla recuperata da Iesi. Troppa fretta forse, Eugenio, troppa fretta. Troppa fretta. 10 punti in 1 minuto e 20 sono difficili da recuperare, però anche nelle rimonte bisogna avere sempre la lucidità sufficiente, perché ogni occasione persa può essere quella decisiva. E adesso Iesi ha il pallone in mano per azzannare alla giugulare la partita. Green alza, alza una parabola contro tabellone, non va, palla per Hunter. Rimbalzo offensivo, 10 secondi quando siamo entrati nell'ultimo minuto, iniziano gli applausi del pubblico iesino. Santiangeli ubriaca Corral, un'altra tripla da casa sua, c'è l'errore, sbaglia Hunter da sotto, recupera il rimbalzo Paci, sbaglia ancora, si lotta, alla fine il pallone è di Stanley Okoye. Ultimi 40 secondi, dai Eugenio, possiamo dirlo, Iesi conquista questa seconda vittoria stagionale, sale a quota 4 punti in classifica e conquista soprattutto l'1-0 contro una
diretta pretendente per la lotta alla salvezza senza passare dalla roulette dei playout. Altra grande circolazione di palla, la ciliegina sulla torta però non arriva, sbaglia la tripla Nico Hunter, dall'altra parte Corral a segnarne altri due. 12 secondi, 8-2 Iesi, 7-6 Matera, fallo tattico speso da Stanley Okoye, quarto fallo per Okoye in bonus. Ora la squadra lucana, l'ultimo possesso è dell'Aurora, si cercherà comunque la realizzazione perché nel girone d'andata la differenza canestri conta, è come l'arresto tiro di Green non va, rimbalzo di Corral, finisce qui, vince Iesi 82-76, partita sbrogliata negli ultimi 4 minuti. E allora, ricordando i migliori marcatori, Santiangeli e Guay con 24 punti e 22 rispettivamente da una parte, per Matera miglior realizzatore Stanley Okoye. Allora, in chiusura non ci resta che salutare quanti ci hanno seguito, un saluto anche agli amici di Matera collegati ancora con la diretta, saluto anche te Eugenio, grazie per la compagnia. Grazie a te, buona serata a tutti. Appuntamento alla prossima giornata casalinga contro la Remer Treviglio l'8 novembre qui all'UBI BPA Sports Center. Un cordiale buonasera a tutti gli spettatori.